Buongiorno, ci troviamo oggi in Piemonte, precisamente nelle valli di Lanzo, a dire il vero nella valle di Viu, che è quella più a sud delle valli di Lanzo. La provincia è quella di Torino e abbiamo iniziato questo sentiero che ci porterà a fare un giro ad anello di circa 10 km, salvo deviazioni. Il dislivello è abbastanza contenuto, sui 680 metri attraverso diversi saliscendi. Il sentiero è il 131 e 131A, ci porterà anche a incontrare diverse cappelle, ad attraversare il torrente e così via. Allora, la prima cappella che incontriamo è la cappella del Truc, che è dedicata alla Consolata. E questo muro, come possibile vedere, è pieno di testimonianze datate, alcune addirittura 1933, altre 1943, credo 45, e altre ancora più recenti. Purtroppo non è possibile visitarla al suo interno, vabbè, ci accontentiamo dell'esterno e proseguiamo sul nostro sentiero. La cappella è stata costruita all'inizio del 1700, tra il 1705 e il 1710. Bello, bellissimo. Sembra di essere dispersi nella foresta. Il sentiero era anticamente una via di transito che collegava i paesini di Viu e di Lemie, o Lemie, non sappiamo come si dice. La prima parte del sentiero si inerpica per i boschi ed è abbastanza in salita. Dopodiché comincia questo bel saliscendi, ci si ritrova ad attraversare diversi piccoli torrenti su questi ponticelli di legno. Premesso che questo è un sentiero veramente bello, bisogna dire che inerpica un pochino, o meglio, non per tutti perché ci saranno sicuramente delle gazzelle, ma per una locomotiva diesel lenta come me, il cui gasolio non è nemmeno di ottima qualità, insomma, si fa un pochino di fatica, però ripaga perché è bello, si attraversano questi borghi antichi, mezzi diroccati, eppure abbiamo trovato della gente che ancora coltiva il proprio orto. 1016 metri.
Però è bello immaginare cosa dovessero essere questi borghi. Qua ci sono anche dei quelli. Oltre a questa di Ardesia ci sono anche quelli più moderni. Quello cos'è? Tipo un fienile? Poi da questi borghi si arrivava da una parte, si portavano le mele, dall'altra si portavano le castagne e avvenivano gli scambi, giusto? Abbiamo raggiunto il pilone Parneri, che è la cappella votiva, nonché il punto più in alto del nostro sentiero ad anello. Di fiducia. Libro di vetta, andiamo a vedere cos'è, cosa c'è scritto e cosa ci scriviamo noi. Tutto il quaderno. Ed eccoci di ritorno a Forno di Lemie, che è stato l'inizio del nostro itinerario, su questo bellissimo ponte in pietra del 1400. Abbiamo percorso all'incirca 12 km, un sentiero molto bello, rurale e bucolico, nel quale si incontrano tantissimi borghi antichi. Qualcuno è ancora abitato, altri invece sono dei veri e propri ruderi. La Valle di Viù non è una valle che è molto conosciuta, anche per noi è stata la prima volta, l'abbiamo scoperta per caso, però vi invitiamo a venire a fare questo sentiero perché, come vi ho detto, è davvero bello.